grazie per essere con noi. Niente, grazie a voi, è sempre un piacere. Eccoci qua, allora, a commentare una partita che giocate dopo 4 giorni di allenamento duro, quindi ci si poteva attendere che fosse difficile per voi oggi. Sì, non era semplice, contro una buona squadra, molto ben organizzata, è stato un buon allenamento, abbiamo spinto questi giorni anche oggi, ovviamente adesso cercheremo di recuperare, però credo sia stata una buona prova e ci sono state delle buone cose e cose da migliorare. Lele. Giorgio, come si passa e si riesce a unire una squadra che cerca di palleggiare da dietro in ogni zona del campo, dominare il gioco e recuperare subito la palla? Quali sono i passaggi che uniscono queste due caratteristiche? Prima cosa, credo il posizionamento in campo, quando siamo sul posto giusto, anche se provi una palla lunga sei pronto per la seconda palla, e la seconda cosa è la transizione, mantenere la squadra compatta anche quando sali, perché se poi si allunga troppo la squadra fai fatica ad arrivare subito, certo, a riaggredire la palla, quindi credo che il discorso sia un po' quello da mantenere le distanze giuste per poter poi affondare. Poi ci sono delle situazioni che devi comunque provare e ti allunghi, quello è normale, però in generale credo che la situazione migliore sarebbe poter viaggiare insieme mantenendo le posizioni e così poi riaggredire subito e mantenere il controllo della partita. Ecco, il progetto di Luciano Spalletti è ambizioso, tanto, cioè creare quasi una squadra di club, però voi siete una nazionale. Con Roberto Mancini avete avuto 3 anni di tempo prima dell'Europeo per lavorare, qui il tempo è molto meno. Quanto è difficile con così poco tempo e quanto è bravo Spalletti però a mettervi in testa tante idee interessanti? Credo che questo sia, diciamo, una cosa non semplice, però credo che la possiamo fare perché c'è la disponibilità di ognuno di noi che siamo qua, che vogliamo metterci a disposizione per sentire e cercare di fare il meglio che possiamo per poter giocare come vogliamo e come ci chiede il mister. No, l'altra cosa invece, nella tua posizione, Fagioli, come ti sembra? Che giocatore, come lo vedi? Un giocatore che vede il gioco, ho già visto un paio di cambi gioco importanti, magari deve lavorare un po' sull'impatto, però quello arriverà col tempo anche, ma è un giocatore che ha qualità tecnica e credo che vede la giocata bene. Grazie Giorgio. Alberto e Antonio, se avete domande per Giorginio vi ascolta. Mi leggo alla domanda su Fagioli, che cosa ha detto a Fagioli al momento di entrare in campo? Niente, di mantenere l'intensità, che è una cosa importante per la nostra squadra, di dare ritmo alla squadra che era importante perché stava scendendo un po', così potevamo rimanere un po' più compatti. Antonio. Nel primo tempo c'era Yazıcı, il trequartista della Turchia che ti veniva sempre a prendere, avevi in difficoltà a trovare la posizione. Magari in quei casi ci vuole più verticalizzazione, oppure magari il tuo compagno Cristante si deve far vedere per cercare di dettare i tempi? Sì, lui è rimasto molto, molto addosso a me, che mi guardava dove mi muovevo e non guardava tanto la palla e mi veniva dietro, quindi cercato di trovare un po' di spazio, anche se era difficile perché era molto intasato in mezzo, e quello che volevano è che noi giocassimo in mezzo per recuperare e poi ripartire. Poi ogni tanto cercavo di fare dei movimenti per creare spazi ai miei compagni per venire a giocare. Giorgio, andiamo in Germania da campione in carica. Il mondiale non l'abbiamo giocato, questo paese aspetta il grande evento. Non ti chiedo di fare promesse, quello no, però siamo l'Italia, abbiamo 4 stelle sulla maglia. Cosa andremo a giocarci in Germania? Ma tanto. Ovviamente perché siamo l'Italia e credo che c'è tanto rispetto per questa maglia, e noi sicuramente cercheremo di onorare come l'abbiamo sempre fatto, e non sarà facile per chi giocherà contro, questo te lo dico. Bene. Grazie Giorgio. Io direi, grazie, che possiamo lasciarlo così, grazie. Sì, grazie a Giorginio, grazie per essere stato con noi. Lele, chiaramente c'è da lavorare, perché sarebbe folle dire adesso siamo a posto così, il tempo è poco, però con le gambe che gireranno meglio, io credo già a partire dalla partita con la Bosnia di Empoli potremmo vedere un campione dell'Italia che sfiderà l'Albania il 15 a Dortmund, ovviamente con diretta su Rai 1. Non lo so se saremo pronti, ma dobbiamo per forza essere più avanti di stasera. Stasera siamo stati ordinati, secondo me, ma siamo stati molto imprecisi. Molte volte il passaggio buono viene da buon movimento, spesso passaggio e movimento non sono andati in sintonia e quindi poi c'è stata un po' di confusione, ci siamo un po' allungati, però
abbiamo sempre cercato di avere un'identità anche nella sofferenza, e quando siamo cresciuti insieme. Quando andavamo a basso ritmo, andavamo tutti a basso ritmo. Quindi è una squadra che ha lavorato e con la Bosnia deve far vedere dei passi in avanti. Abbiamo visto una bella giocata di Brian Cristante, poi non finalizzata né da Reteghi né da Chiesa e Alberto e Antonio. Oggi Cristante ha battuto un colpo, nel senso che è da considerare quasi un titolare. In alternativa a Barella, certamente è considerato nelle rotazioni, come sempre è stato in nazionale da quando c'è Cristante, lo faceva Roberto Mancini e lo fa naturalmente anche Luciano Spalletti, che apprezza molto Cristante. Però credo che nell'accoppiata con Jorginho si verifichi un po' quello che succede anche nella Roma con Paredes, cioè si tratta di due centrocampisti forse che non sono in grado di dare il cambio di passo, in questo senso magari il centrocampo un po' soffre. Infatti la domanda che ho fatto a Jorginho è riferita proprio a questo, perché magari erano due play che poi non si scambiavano la posizione, rimanevano abbastanza bloccate, quindi veniva prestato Jorginho e Cristante non dava la possibilità di imporre lui il gioco. Certo, Cristante è però un giocatore sempre utile in queste situazioni, in un gruppo, insomma era il dodicesimo sempre di Mancini, ha sempre fatto delle ottime partite, quindi credo sia un elemento da tenere in considerazione. Perché ti parlo?